Ferraris di Genova, resterà comunque una partita da ricordare per chi ha seguito i Blucelesti anche nei piccoli campi di provincia. Non indimenticabile invece il risultato 2-0 per i padroni di casa, trascinati da un super Esposito, passo falso che non cancella quanto di buono fatto nell'ultimo periodo. Ora arriva una partita importantissima in casa con la Ternana, in palio 3 punti che ne valgono almeno il doppio. Buonasera, benvenuti a Unica Calcio. Lecco, siamo in diretta come sempre sul canale 75 del Digitale Terrestre e anche su Facebook. Scriveteci nei commenti sotto la nostra live, leggeremo le vostre considerazioni e domande. Stasera abbiamo il piacere di avere qui con noi un grande ospite, Mats Lemmens, difensore della Calcio Lecco. Buonasera Mats. Ciao, buonasera. E un altro grande ospite è Sergio Comi, influencer, lo abbiamo chiamato così anche se lui si arrabbia dal cuore. Blu celeste, blu cerchiato. Ciao Mario. Sergione. Ciao Mats, ciao a tutti gli amici lecchesi sintonizzati. Allora, partiamo da questo Samp Lecco. Due strepitose reti di Esposito hanno deciso la partita. Un Lecco che è partito bene, ha giocato meglio della Samp per quasi metà del primo tempo, poi è calato e Bucerchiati sono riusciti a imporsi. Mats Lemmens, che partita è stata per te? È stata una partita difficile per noi, però abbiamo iniziato bene, secondo me i primi 20-25 sono stati molto bene e poi forse il Samp ha alzato il livello un po' e abbiamo avuto qualche problemi, però a noi a vedere e guardare la prossima partita. Guardiamo intanto anche la formazione con cui è sceso in campo il Lecco dal primo minuto contro la Samp. Sergio, poi parleremo di tutte le emozioni che hai vissuto, perché lo ricordiamo, tu sei tifoso della Samp e tifoso del Lecco. E innanzitutto ti chiedo perché hai tifato però in questa partita. Caro Mario, io l'ho detto a tutti, il mio cuore era blu cerchiato celeste, era difficile sbilanciarsi, ovviamente ho scelto di andare nel settore degli ospiti, quindi con tutti gli amici numerosissimi, più di 1000 che siamo partiti da Lecco, e forse il pareggio era quello che il sentimento personale mi richiedeva di accontentare un po' le due anime. Alla fine la Samp ce l'ha fatta, un 2-0 che è meritato, il campo l'ha dimostrato con una ripresa importante, e quindi Samp avanti e Lecco si rifarà sicuramente contro la Ternana. E speriamo. Allora vediamo cosa ha detto mister Bonazzoli, la sua analisi della partita. I miei 20 minuti, 10, 15, 20 minuti sono partiti bene, siamo arrivati qualche volta ad offendere con qualche tiro da fuori, poi c'è stato questo cambio di marcia fatto alla Sampdoria, dove in mezzo al campo abbiamo sofferto sicuramente la loro aggressività e siamo riusciti poco da uscire con la nostra giocata e con le nostre idee, sottotono in generale rispetto alle altre partite, alle altre uscite, ma più che altro perché ci ha messo difficoltà la Sampdoria. Si trovava che era difficile venire qua, loro hanno qualità, non c'è una brutta pagina, pensare allo scontro diretto della settimana prossima. Mazza, tu sei entrato poco dopo il 60esimo in campo e hai dato un buon apporto soprattutto in fase difensiva. Come giudichi la tua partita personale? Non è facile entrare quando è già 1-0, però ho provato a fare bene, penso che ho giocato bene. Poi dopo qualche minuto abbiamo preso il 2-0, però è importante di non pensare a molto negativo, però giocare la tua partita e aiutare la squadra. E tu hai aiutato la squadra anche nell'evitare il 3-0, perché hai fatto un salvataggio incredibile sulla linea. Abbiamo un fermo immagine del VAR che ci mostra cosa hai fatto. Ecco, l'hai salvata lì, anzi qui forse l'avevi già colpita la palla, quindi era anche un pochino al di là.
ci hai creduto e ci sei arrivato. Ci descrivi un po' quel momento. Sì, ho visto la palla, partire la palla e pensato dai, ce lo faccio, e sono andato. Sì. Sergio? Beh, che dire, cioè, questo deve essere l'atteggiamento. Una squadra remissiva avrebbe probabilmente preso un'imbarcata anche con più gol, invece come ha fatto Mazz, difendere fino alla fine la maglia, i colori e anche evitare un passibile molto più pesante. Allora, vediamo le pagelle che abbiamo dato di questa partita. E all'MS abbiamo dato un bel 6,5, direi che è un buon voto, dai, ci sta, sì. Ci sta. Vediamo, abbiamo premiato anche Seliak, che secondo me ha fatto una buona partita, gli altri tra il 6 e il 5,5, abbiamo dato 5 a Sersanti, più che altro per quella palla persa nel contrasto con Esposito, che è costata poi di fatto il gol del vantaggio. E, insomma, voti da prestazione comunque non disastrosa, è stata alla fine una prestazione negativa, ma che ci può stare anche alla luce del fatto che Mazz, avete giocato tante partite in un periodo ristretto, perché avete dovuto recuperare le 3 partite di inizio anno, sì. che non avevate giocato, insomma, per tutti i motivi burocratici che sappiamo. Si sta facendo un pochino sentire la stanchezza in questa fase? Secondo me no, penso che abbiamo le gambe e siamo sempre stati in partita e penso che giochiamo bene. No, non penso che sentiamo la stanchezza. Bene, vediamo un po' qualche commento. Logicamente è arrivata al Benga Blu Cerchiata, ci sta guardando e ti saluta. Danilo. E li salutiamo, ovviamente. C'è una dietrologia, perché c'è un retroscena. Sì, da 6 anni per lavoro sono spesso in Liguria ad Albenga e i primi tempi ho voluto cercare sul territorio se c'era un fans club della Samp, e quindi con Danilo e altri ragazzi ci siamo conosciuti. E quindi un abbraccio anche a voi, amici cari. Giorgio ci scrive: partiti bene, paghiamo leggerezze davanti alla difesa e non è la prima volta, poi i cambi questa volta non mi hanno convinto, la squadra si è allungata troppo presto. Registriamo la tua opinione. Marco Canella ci scrive: abbiamo sofferto molto il loro gioco tra le linee. Dopo la partita ha parlato anche Andrea Pirlo, sapete, l'allenatore della Samp. Ha evitato di parlare dell'Equa, a dire il vero, si è concentrato solo sulla prestazione dei suoi. Ascoltiamolo. È stata una bella risposta, era quello che cercavamo, ma ci eravamo parlati durante la settimana e quindi sapevamo che quella di Brescia fosse stata una partita un po' affrontata male, quindi doveva essere solo un campanello d'allarme su quello che non dobbiamo fare. Quindi oggi c'è stata una risposta da parte di tutti, dal primo all'ultima, quindi dovevamo fare questo tipo di partita, l'abbiamo fatta bene, peccato non averla chiusa prima, però sono soddisfatto della gara di oggi. Abbiamo preparato un tipo di pressione diversa all'inizio, nei primi 10-15 minuti, poi abbiamo visto che facevamo fatica a prendere il loro play, quindi abbiamo cambiato la pressione, ci siamo sistemati in modo diverso, siamo riusciti a essere più aggressivi, più compatti e da lì abbiamo preso forza poi per prendere in mano la partita. Già un altro commento a Stefano Negrini: riprendersi subito tutti allo stadio a sostenere i ragazzi. E beh, ci aspettiamo un altro tutto esaurito contro la Ternana, speriamo di sì, dai, speriamo di sì. Speriamo di sì, Mario, e speriamo soprattutto che non ci sia troppo disfattismo, nel senso, la sconfitta è ovvio che è sempre difficile da digerire, però vai a Marassi e lo metti in conto che può esserci una sconfitta, ripartire subito, mettere da parte e coltello tra i denti a Rigamonti domenica, accogliere gli amici umbri con il giusto atteggiamento. Sergio, volevo chiederti, ti piace Andrea Pirlo come allenatore? Cosa ne pensi? Ma allora, io sono molto onesto, il nome di Pirlo non mi ha fin da subito suscitato quel calore che deve avere un allenatore in Serie B, perché la B necessita anche, forse magari essere un po' più rudi anche nelle parole, nei fatti, e trasmettere molta energia. Io ho in mente Iachini quando era arrivato alla Samp in Serie B, un allenatore senza troppi giri di parole, molto concreto.
Pirlo è arrivato in punta di piedi, sicuramente per un progetto nuovo che doveva rigettare delle basi dopo degli anni pietosi, ecco, diciamo, per essere, per essere delicati. E è una partenza a luce e ombre, devo dire, da tifoso sandoriano, perché siamo partiti con grande entusiasmo, anche nomi importanti che sono stati presi, Borini su tutti, che per la B penso sia un nome di spessore, sconfitte, inanellate tre vittorie di fila e poi perdi un tonfo a Brescia, ecco, magari contro di noi si poteva aspettare ancora un attimo a ricominciare la marcia delle vittorie, però quarta vittoria di fila in casa, Marassi, e tutto sommato la classifica adesso guarda la parte di sinistra, che per i tifosi è sempre... Ma sì, secondo me la Samp è destinata a non restare in quelle posizioni, ma a salire ancora. C'è una domanda per te, Mats, ce la fa Marco Pozzi. Come vivi l'alternanza titolare-panchina? Una cosa che insomma ti crea difficoltà, è una cosa che accetti anche perché sei un ragazzo ancora giovane? Sì, è normale, secondo me. Ovviamente voglio giocare il più possibile, però quando sono in campo sono pronto per giocare, quando sono in panchina sono pronto per entrare dopo. Chi sta in campo, siamo tutti pronti per giocare, allora sì. Gianluca Cinecorti ci ricorda che sei stato protagonista anche dello speciale Sport Week sulla Gazzetta per presentare la terza maglia, quindi stai diventando anche un po' un volto di questo Lecco. Poi arriva un altro messaggio: forza zio, fammi fare un saluto da Mats, forza Lecco. Ma è lo stesso che a cui hai mandato il messaggio prima della diretta. Sì. Oh, non gli è arrivato ancora. Deve sentire il vocale. Nicolò, c'è il vocale di Mats, non ti preoccupare. Tutto a posto, già sistemato tutto. Vogliamo uno sguardo ai risultati e alla classifica dopo questo turno di Serie B. Partiamo dai risultati. Cosa ci interessa? Beh, Ternana che ha battuto la Ferrara Pissalò, abbiamo appena detto sarà il nostro prossimo avversario e ha due punti, dopo lo vedremo. Tra le altre partite c'è stato questo pirotecnico 3-3 tra Parma e Palermo, quel Palermo che vinceva, era avanti due reti praticamente fino al 90esimo, poi il Parma è riuscito a segnare due gol nei minuti di recupero. Buono per noi il pareggio del Brescia con la Reggiana. Vediamo la classifica, Lecco è ancora lì, sedicesimo posto, e la classifica è ancora corta perché dal sedicesimo posto dell'Lecco al decimo del Brescia ci sono soltanto tre punti, e, ma c'è una classifica che comunque rispetto a come eravate partiti è ben più che positiva. Sì, all'inizio è stato un po' difficile stare senza punti da un po' di pressione, però poi abbiamo cambiato qualche cosa e adesso ci siamo con 16 punti, sì. Sergione, una classifica che rincuora un po'. Beh, bisogna necessariamente vedere il bicchiere mezzo pieno, sì. Ecco, quindi da come siamo partiti ad oggi sicuramente la squadra è viva, una squadra combattiva che ha voglia di crescere, di migliorare, e soprattutto mi sembra ci sia un gruppo coeso che possa far ben sperare. Poi se a gennaio magari dovesse arrivare, che so, qualche aiuto magari anche in attacco per dare un po' di manforte al buon Novakovic, male non farebbe, piuttosto che qualche alternativa, perché attualmente mi sembra, ad esempio, Agostinelli è stato inserito nelle ultime partite, è rientrato, ha allargato un po' la rotazione a centrocampo, piuttosto che non sono i soliti cambi programmati, ecco, che ci sono, si sta un po' creando il gruppo, si sta allargando, ci sono tanti dalla panchina che subentrano, e vediamo se a gennaio, ecco, c'è qualche colpetto che ci può dare una mano in più. Beh, insomma, ce l'ha promesso anche il patron di Nunno quando è stato qui in collegamento, ha detto che gli acquisti li farà, insomma, quindi che è pronto a spendere, quindi ce li aspettiamo sicuramente, ce l'ha detto anche il direttore generale Maiolo settimana scorsa. Giorgio si scrive: l'MS potenziale importante, deve credere nei suoi mezzi fisici che sono di livello, ottima capacità di entrare a partita in corso e non è da tutti.
Sei d'accordo? Ci portiamo a casa questi complimenti. Sì. Ok, perfetto. E poi lo stesso Giorgio ci diceva, con un bomber importante siamo da playoff addirittura, insomma. Non so se da playoff, però è vero che effettivamente, insomma, quella è una lacuna forse. Che, Beh, certo. Che c'è Usepi, che comunque insomma, è un giocatore di tutto rispetto, ma che, diciamo, si muove diversamente da Novakovic. Esatto. Cioè, quindi non è proprio il suo sostituto naturale, ha dei movimenti diversi. E vi mostro anche il commento di Maria Teresa: forza ragazzi, morale sempre alto, domenica Rigamonti Ceppi. Oh. Si torna alla vittoria, brava Maria Teresa. Grande Maria Teresa, che ci porti questa ventata di entusiasmo che ci vuole. Allora vediamo di questi prossimi impegni, perché poi si giocano un paio di partite ravvicinate sotto Natale. L'Ecco Ternana abbiamo visto domenica alle 16:15, peraltro sarà l'unica partita di domenica della Serie B questa volta, quindi tutti potranno guardare questo Rigamonti Ceppi. Posticipo e occhi puntati. A spingere il Lecco contro la Ternana. Poi si va a Venezia e ne parlavamo prima, insomma, questo suggestivo stadio Penso, si arriva solo con il vaporetto. Sabato 23 dicembre alle 14, insomma, trasferta impegnativa perché un po' lunga, però di sicuro suggestiva, insomma, un bel posto dove andare a passare l'antivigilia di Natale. E poi, pochi giorni dopo, c'è l'Ecco su Tirol, martedì 26 dicembre, dunque Santo Stefano, alle 15, e anche quella sarà una partita importante, insomma, come dicevamo, l'Ecco Ternana, l'Ecco su Tirol, e due partite, non dico decisive, ma che segneranno un po' la classifica dei blu celesti e forse anche il percorso per i prossimi mesi. E c'è la pausa, c'è la sosta dopo e si vola a Catanzaro venerdì 12 gennaio, venerdì peraltro. Il mio compleanno, tra l'altro. È il tuo compleanno, bellissimo, perfetto, quindi andrai a festeggiare a Catanzaro. A Catanzaro, con Anduia, esatto, come se lì piovesse, bene. E lì si festeggia alla grande. Allora, parliamo un po' di te, Mats, un po' del tuo ambientamento qui in questa città e anche un po' della tua carriera. Innanzitutto possiamo vedere, abbiamo preparato una grafica con fin qui la tua carriera, e sei ancora giovanissimo, quindi insomma sono ancora poche le voci elencate. Queste sono alcune foto tue, insomma, da piccolino, che abbiamo trovato sui social network. Lì eri contro il Barcellona, qui sei contro l'Ajax, sì, se non sbaglio. E allora io voglio iniziare chiedendoti come ti stai trovando qui all'Ecco, innanzitutto, insomma, con la società e con l'ambiente in generale. Sì, mi trovo bene. La bella società, scusa, mi aiutano molto e mi trovo bene qua, sì. Ecco, come hai scelto di venire qui? Cosa ti ha spinto a venire proprio qui all'Ecco? Per me era molto importante di fare un minutaggio. Penso che qui all'Ecco mi hanno dato l'opportunità di fare un minutaggio e per quello sono venuto qua e mi trovo bene, sì. Ecco, sì, Bonazzoli e Malgarti stanno puntando molto su di te e anche la società crede molto nelle tue capacità e sei contento dello spazio che stai trovando? Sì, certo. Una bella squadra, specialmente adesso giochiamo molto bene, e mi trovo bene anche in allenamento, il livello è molto alto e sì. Ecco, ci chiedono da casa. Com'è il tuo rapporto con Bonazzoli e Malgrati? E, insomma, come si gestiscono le tue interazioni con te? Nel senso, c'è qualcuno che ti dà dei consigli, qualcuno ti dà qualche altro consiglio? Come ti trovi? No, secondo me loro sono molto bravo come allenatore, sanno cosa dire davanti al gruppo e si vede in campo che ognuno sa che cosa deve fare e lo facciamo pure. Perfetto. E, siete stati capaci quest'anno di grandi imprese, ad esempio avete vinto contro il Parma, contro il Palermo. Secondo te qual è la forza di questo Lecco ad oggi e in cosa invece potete ancora migliorare? Penso la forza è che
giochiamo il nostro gioco, palleggiamo bene, sappiamo il nostro, la nostra forza. E anche il gruppo siamo molto, molto, come si dice, molto unito, compatto, coeso. E questo si aiuta molto in campo pure. Che per questo, Sergio, è stato il segreto dello scorso anno, il segreto della promozione dello scorso anno, il gruppo. Alla fine è una legge non scritta, vincono i gruppi, non vincono i singoli. Cioè le squadre dove ci sono magari i grandi nomi talvolta poi non portano poi i risultati di un gruppo magari tecnicamente non fortissimo, ma con l'unione di intenti tutti si rema e tutti si va verso l'obiettivo. Mazza, come giudichi le tue prestazioni in questa prima parte di stagione? Sei contento del percorso che hai fatto, anche di crescita, e puoi fare ancora di più? Certamente posso fare ancora di più. Ho giocato qualche partita bene, però stiamo crescendo ancora e vediamo, sì. Senti, ma per quanto tempo hai ripensato a quel gol sbagliato nel derby? Sai che qui, insomma, il derby è una partita sentitissima. Sergio si mette nei capelli. Lo faccio per tutti, lo faccio per tutti. Però succede nel calcio e lo abbiamo visto anche ieri in Serie A, no? Degli errori anche peggiori, insomma, perché Telera ha sbagliato un gol davanti alla porta, proprio spalancata. Sì, ovviamente ho pensato molte volte a questo momento, però dobbiamo andare avanti. La prossima volta non succederà. Perfetto. Ci parli un po' dei tuoi inizi nel mondo del calcio. Quando hai iniziato a giocare a pallone e com'è nata questa tua passione? Quando ero molto piccolo, avevo un fratello più grande, sempre abbiamo giocato con la palla e sono andato con lui a una squadra piccola e è partito da lì, sì. Magari possiamo rivedere sia la grafica con i suoi passi in stagione, ma anche poi il video con le sue foto da ragazzino, le rivediamo volentieri, regia. E, prima di arrivare in Italia, giocavi nei giovanili del Genk, che è un settore giovanile che ha formato grandissimi campioni. Ne cito alcuni: De Bruyne, Courtois, Koulibaly, Milinkovic, Savic, ma soprattutto ci ricorda Sergio Omar Colley, grande capitano del Gambia, nonché è stato muro in difesa nella Samp per diversi anni. Un settore giovanile importante. Sì, certo. Hanno creato molto giocatore molto forte. E come lavorano molto bene di là, sì. Ecco, poi ti sei trasferito in Italia, ti ha chiamato il Lecce. Abbiamo scovato un titolo di giornale, di un giornale belga, lo possiamo far vedere, se ce l'abbiamo nelle nostre grafiche. Mats, 20 anni, residente a Genk, era studente da 2 giorni, quando improvvisamente è diventato un calciatore professionista in Italia. Ci racconti com'è andata? Ho finito la scuola e poi stavo giocando a Genk ancora e volevo andare a scuola di più in università. E sono stato in università per 2 giorni e poi mi ha chiamato il mio procuratore e ha detto: c'è una squadra in Italia, se vuoi puoi andare, però devi andare domani. E io ho detto: sì, va bene, andiamo. Andiamo, quindi la scuola dovrà attendere. Com'è stato l'impatto con l'Italia? Ed è stato difficile prendere questa scelta di lasciare la tua famiglia, insomma il tuo paese, e venire, immagino, da solo qui? Sì, all'inizio era molto, molto duro, perché la lingua, non parlavo italiano, allora e poi è venuto pure il Covid, che è stato un periodo molto difficile. Non ho visto la mia famiglia per 10 mesi, allora sì, è stato difficile, sì. Sei arrivato a Lecce, hai giocato 2 anni da protagonista nella primavera del Lecce, ci dicevi fuori onda, e comunque ti sei trovato molto bene a Lecce e ti piacerebbe in futuro magari tornarci in Serie A? Sì, c'è la possibilità, certo, sì. Ok,
E peraltro ricordiamo che tu sei in prestito all'Ecco con diritto di riscatto e contro riscatto. Quindi a fine stagione sostanzialmente le due società decideranno chi deve pagare chi per tenerti. E poi l'approdo all'Ecco. Ti aspettavi un ambiente così, cioè un ambiente piccolo ma con un tifo caldo? Qui all'Ecco, sì. Sì, sì, mi piace molto lo stadio, l'ambiente dentro lo stadio. Ci sono 5.000 spettatori. Sì. Ma è sempre un ambiente molto, molto caldo, mi piace molto, sì. E nello spogliatoio con chi è legato di più, insomma, c'è qualcuno con cui ti trovi meglio, con cui magari con i giovani, certo, però anche con i leccesi. Con i leccesi. Checco e Caporale, sì. Quindi insomma, ricordate dei bei tempi di Lecce. Sì, certo. Tu andavi in quel posto, anch'io, insomma, si diverte così. Tu che ricordi hai di Lecce? Ma pasticciotti, assolutamente. Ah, che meraviglia. Santo Ronzo, come dimenticare Santo Patrono. Vabbè, poi bellissima città, tutta la zona del Salento. Mazza ha vissuto bene, diciamo. Sei andata bene, potevi andare in posti peggiori. Esatto, come primo impatto in Italia. Lecce, cioè, direi anche l'Ecco, tutto sommato ti è andata abbastanza bene, dai. Sì. Insomma, si è creata questa connection tra l'Ecco e Lecce adesso. Esatto, ho visto anche in occasione della partita con il Bari, con i leccesi appunto che hanno un po' preso in giro i baresi. Del resto, insomma, il derby. In Italia siamo pieni di derby. Sì. E Mazzo, qual è il tuo sogno per la tua carriera, per il tuo futuro? Una domanda difficile, penso. Non penso nel futuro, vedo ogni giorno e ogni giorno mi voglio migliorare, poi vediamo che succederà. Però voglio fare una carriera importante in Italia, forse all'esterno pure, sì. Perfetto, direi una risposta precisa, equilibrata, ma ambizioso il ragazzo. Anche perché ho visto dalle immagini, Mario, che sei stato anche capitano poi, Mats. Io non l'avevo notato. L'occhio. No, capitano, il che vuol dire che le caratteristiche di leadership ce le ha. Leggiamo un po' qualche commento. Allora, innanzitutto ti salutano, caro Sergione. Antonio ti saluta, mitico Sergione. Grande amico, lo sciamano per gli amici. Poi ti chiedono come hai vissuto la trasferta, hai mangiato troppa focaccia? Essendo tu di casa lì. Ha scritto Michele, che è stato mio compagno di trasferta, mio fratello acquisito. Io ne ho mangiata, ma lui ne ha mangiata di più. A tempo un po' fuori forma il ragazzo, ma grandi propositi per il 24. C'è chi critica la tua maglietta, te lo dico adesso, se vuoi te lo mando in onda così vedi chi è responsabile. È sempre lui. Meglio con la maglia che stare a petto nudo, Mario, per cui ecco, immagino, insomma. Ok, le abitudini. Poi ci scrive il nostro amico Roberto Bario: un elogio all'Emmes per la sua stagione. Ero presente a Genova, ho visto tutta la gara, una grande Samp, se l'avessimo incontrato un mese fa non finiva così. Bravi a tutti, Roberto Bario. Dunque, altri complimenti per il nostro Mats Lemmens, e ci fa piacere, insomma. E, Sergione, allora, questo Samp Lecco, parlaci un po'. E anche per te abbiamo preparato delle immagini, e così vediamo un po' come hai vissuto questa trasferta. E che emozione è stata innanzitutto? Raccontaci un po'. Ma guarda, prendo spunto dall'ultimo messaggio che ha mandato Roberto. In effetti è stata una partita, e dalle immagini poi qualcosa si può anche trasparire. Per quanto mi riguarda, surreale. In uno stadio bellissimo, perché Marassi ti fa respirare proprio l'atmosfera sul campo, diciamo, è una versione più grande del Rigamonti, mettiamola così, dove hai la curva sud e la curva nord, dove solitamente c'è il Genoa, che entrambe cantano, fanno cori, a volte allineate, a volte no, e che dire...
il settore ospiti dell'Ecco, il nostro settore ospiti è stato meraviglioso. Un tripudio di blu celeste, bambini piccoli, famigliole, appassionati di lungo corso, occasionali che magari hanno deciso di venire a Genova perché era la partita dell'anno. C'era una varietà, un assortimento di tifo meraviglioso. È mancato un po' di tifo organizzato, ma nonostante ciò non è mancato, e Mats ce lo può eventualmente anche confermare, non è mancato dal primo al novantesimo più recupero il tifo, il sostegno per i colori blu celesti. E questo è stato splendido, è stato magnifico vedere Fabio Quagliarella, il nostro ultimo capitano. Adesso ci arriviamo. Lo chiederei a Mats, si avverte dal campo la presenza del pubblico ospite, no? Anche in uno stadio così grande, però lo spicchietto che ti incita, che ti sta vicino, è una cosa che dal campo si sente? Sì, si sente certamente, si aiuta molto. Ogni partita in trasferta ci sono sempre i tifosi e si aiuta molto, sì, certo. Ecco, vedi, questa è una cosa importante, magari spronerà anche tanti tifosi ad andare in trasferta nonostante le difficoltà. E poi dicevamo di questo momento significativo, peraltro abbiamo le immagini, quelle messe a disposizione della Samp sui suoi canali social, di questo commovente saluto a Fabio Quagliarella. Che momento è stato, Sergio? È stato un momento doveroso, dove trasversalmente dai tifosi della Samp ai tifosi dell'Ecco a qualsiasi uomo di sport fosse presente allo stadio Ferraris, bisognava dare a Fabio Quagliarella, che fa parte della storia del calcio italiano, non solo Samp, Torino, Juventus, Napoli, anche le vicende che ha vissuto a Napoli che poi l'avevano portato. Sì, sì, sì. E tu lo sai bene da legame partenopeo. Certo. È sempre stato un personaggio positivo per il calcio, c'è bisogno e ci sarà sempre bisogno di figure come la sua. Per cui grazie ancora Fabio Quagliarella, capitano esemplare. Dato qui tra poco si vedrà, c'è anche il saluto sotto lo spicchio dei tifosi lecchesi che lo hanno salutato roboante, molto calorosamente, tant'è che la Samp ha deciso di inserire quel momento anche in questo video, insomma, ufficiale. Ma tu Quagliarella lo conoscevi, lo hai seguito, insomma, in questi anni, è un calciatore. Sì, ho visto qualche immagine su YouTube, qualche gol che ha fatto. Famoso lui, per i suoi gol incredibili. Sì, certo, ho visto, sì. Ne ricordi uno in particolare, Sergio, dei suoi gol? Il gol da centrocampo a Verona, il gol di tacco, uno degli ultimi. A Napoli. A Napoli, sì, sì, era il classico da colpo, da numero 10, diciamo, anche se poi ha avuto il 27, ha cambiato vari numeri, però tanta peraltro, roba. Peraltro, insomma, è un dibattito che si fa spesso nel calcio di oggi, che si sta perdendo un po' la fantasia. Cioè, c'è tanta impostazione tattica e per cui si tende un po' a imbrigliare quei giocatori che hanno estro. Non so se è vero, tu cosa ne pensi, Mats, di questa cosa? Cioè, secondo te in passato c'era un po' più spazio, diciamo, per le iniziative individuali di giocatori estrosi che magari venivano lasciati liberi di fare quello che volevano in campo, e invece oggi c'è più tattica, oppure non è così? Secondo me la tattica è molto importante, però penso che davanti ci sono sempre i giocatori che possono fare quello che vogliono e hanno la libertà di fare qualcosa di quello che vogliono loro, sì. Qualcosa, certo, di importante, di estroso. Allora, vediamo un po', è arrivato qualche altro messaggio nel frattempo. Allora, Giorgio ci dice che 101esima trasferta era questa, caspita Giorgio, complimenti, e va sul podio delle migliori tre, quindi direi che insomma siamo al top. E poi addirittura Michael ci scrive: forza Magico Lecco, saluti dal Messico.
Caspita, Michael. E grazie per seguirci dal Messico. Poi magari raccontaci, insomma, cosa ci fai in Messico, se sei un tifoso dell'Ecco che è andato in Messico. Magari sei diventato tifoso dell'Ecco in Messico, chi lo sa. E, allora, Marco ci chiede: posso chiedere a Lemes se Lepore dovrebbe giocare terzino o nel tridente? Ecco, diciamo, quando Lepore gioca nel tridente c'è più spazio per te come terzino, quindi io ti direi di dire, gioca nel tridente, così c'è più spazio per te. Però a parte gli scherzi, insomma, come sempre, a seconda delle esigenze tattiche e anche di uomini, insomma, vi regolate, immagino. È una scelta dell'allenatore, io non posso dire niente, se gioco certo. Devo dare tutto, se non gioco devo entrare bene. C'è dire che Franco è forte in tutti i ruoli, questo sì. Lo possiamo confermare, Sergio. Il suo carisma forse va bene anche in porta, forse, anche se siamo ben difesi, però è il classico giocatore che quando hai in campo ti trasmette sicurezza, ti trasmette dei valori importanti. Ecco, ti ispiri un po' a lui? C'è qualcosa che stai rubando a lui in questa esperienza di Lecco? Di Checco? Sì. La sua mentalità di andare al 100% ogni giorno, mai visto qualcosa così, sì. Questo è valori belli. La testa che sì. Fa... Come dice lui, una forte de capu. L'ho pronunciato male, però insomma, questo è un po' il suo slogan. E, Sergio, come mai hai iniziato a tifare Samp tu? Come è nata questa passione? Ma allora, io sono nato nell'85, la faccio facile. 90-91, anno dello scudetto, i colori, la squadra che vince... E come sempre i bambini tendono a tifare per le squadre più forti e io da allora ho iniziato senza mai mollare in questo matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte, diciamo, caro Mario, che ho vissuto anche in questi quasi 30 anni di onorato tifo sandoriano, molti momenti bui, ma anche tante piccole gioie, non da scudetto, ma che hanno arricchito ulteriormente e rafforzato il mio tifo verso la Samp. E ti saresti mai immaginato di vedere Samp, Lecco, nella tua vita? Guarda, è stato uno dei pensieri più, come dire, surreali che hanno attraversato il primo tempo sugli spalti del Ferraris. Cioè, io non riuscivo a rendermi conto, lo dicevo anche agli amici che erano attorno a me, dove si condividevano emozioni, sensazioni. Cioè, ragazzi, ma Samp, Lecco, ma la sto vedendo per davvero? Perché c'è stata una coincidenza di situazioni che l'ha resa concreta e mai poi mai l'avrei pensato, obiettivamente. Mi richiedevi a 5 anni fa come la vedi Samp, Lecco, ti avrei detto mai e poi mai, obiettivamente. Ecco, uno stadio grande, dal grande fascino, grande impatto, però vorrei chiedere a Mats, voi siete andati, al Ferraris di Genova, i primi 20 minuti avete dominato, siete entrati senza preoccupazioni, a Palermo pure tranquilli avete vinto. Insomma, sembra che non sentiate l'impatto degli stadi importanti o siete bravi, diciamo, a non pensarci, a nasconderlo? No, siamo bravi a fare il nostro gioco e come il mister dice sempre che non dobbiamo avere paura di nessuno e questo lo mostriamo in campo, sicuro. Fantastico. E, Sergio, ti faccio una domanda molto difficile, però devi stare attento a cosa rispondi, che potresti essere cacciato dallo studio. Ok. Quindi, allora, il prossimo anno preferiresti vedere sì. La Samp in A e il Lecco in C o tutte e due ancora in B? È una domanda, guarda, mi sento di dirti che vorrei rivedere giocare ancora Samp Lecco nella categoria più alta possibile, che non è una risposta, come dire, salomonica, però obiettivamente per noi ambire alla Serie A ad oggi non c'è la struttura che ci permetterebbe qualsiasi pensiero al riguardo, il presidente è stato abbastanza chiaro, ma lo siamo tutti abbastanza coscienti, per cui ti dico,
se l'anno prossimo ci rivediamo tutti in Serie B non sarebbe neanche tanto male. Bravo, risposta esatta. Bene. Allora, ascolta, tu che hai contatti con il mondo del tifo, insomma, blu cerchiato, com'è il rapporto con questa, come hanno visto questa realtà lecchese, insomma, questo tifo, questa squadra, cioè come siamo vissuti da altre realtà importanti, storiche del calcio italiano? Credo che una squadra che rappresenta un capoluogo di provincia di 50.000 abitanti, che esprime sempre 500, 600, 1000 passa tifosi in trasferta e uno stadio in casa sempre pieno, inizia a rendere l'eco molto, come dire, nella bocca di tutti, anche gli ultra d'Italia, perché poi ovviamente io sono un tifoso, un appassionato, quest'anno mi sembrava doveroso fare l'abbonamento a Rigamonti Ceppi, a Genova riesco ad andare ogni tanto, non sono un assiduo frequentatore, però in questi casi, come dire, essere un tifoso lecchese e ricevere i complimenti da Bolzano a Bari, questo anche per motivi di lavoro un po' colleghi in tutta Italia, rende orgogliosi di rappresentare la lecchesità in Italia e nel mondo. Ascolta, in chiusura, diciamo, di questo blocco che ti riguarda, sì, e noi ti abbiamo messo influencer nel sottopancia, ma non per niente, perché tu sei molto attivo, no, anche sui social, nell'organizzare iniziative, eccetera. Di recente hai lanciato una nuova iniziativa, giusto? In Comitiva, che cos'è? Sì, a dire la verità è un'iniziativa partita col Covid, quindi dai momenti un po' di difficoltà che tante attività commerciali, associazioni stavano vivendo di chiusura, che avevamo tutti ovviamente, nel mio mi sono sentito in dovere di dare un piccolo supporto alle attività di amici che avevano bar, ristoranti, che non potevano, come dire, fare la loro regolare attività e condividere le loro proposte. Quindi si è creato da allora ad oggi, sotto il cappello di Incomitiva, che avesse un po' di me, Sergio Comi, quindi c'è la parola Comi, ma un concetto di aggregazione, quindi dare un po' un supporto gratuito e mettere in contatto le attività con le persone, gli utenti social, quindi sui vari canali. Di fatto io non mi reputo un influencer, ma mi reputo più un connettore di persone. Quindi è bello dare visibilità, ti seguiremo, dare ti strumenti seguiremo sui social e vetrine in materia. Parliamo di Lecco Ternana, abbiamo già accennato, insomma, una partita molto importante dal punto di vista della classifica. Ricordiamo, si gioca domenica alle 16:15 e la Ternana, abbiamo visto, in classifica 2 punti in meno del Lecco e viene da 2 vittorie consecutive contro Feralpi, Salò e Cosenza. Vediamo anche la formazione, ecco, con cui sono scesi in campo e hanno vinto contro la Feralpi Salò. E Mazz, che partita sarà secondo te? Sarà una partita difficile come ogni partita in questa categoria, però in campo nostro dobbiamo giocare come sempre, come le nostre qualità, e pensiamo che possiamo fare una partita bene, sì. Sì, era un po' le partite che state puntando al dominio del gioco rispetto all'inizio della stagione. Qui vedevamo un Lecco un po' più contropiedista. Invece adesso vedo che state lavorando sul possesso, è così? Sì, anche in allenamento facciamo tanti giochi con possessini. E la nostra forza è tenere la palla, giocare con senza paura e palleggiare e poi andare in avanti e far gol, sì. Questo è il nostro gioco, sì. E in questo spesso, nelle che abbiamo visto, essere i terzini proprio protagonisti del gioco. Ad esempio Caporale, l'ultima partita, è stato tra quelli che ha fatto più passaggi. Spesso lo è Lepore quando gioca sull'altra fascia. Vi chiede anche a voi terzini, Bonazzoli e Malgrati, vi chiedono proprio questo lavoro anche di impostazione? Sì, dobbiamo... Tutti 11 giocatori sono nel gioco e
Dobbiamo tenere la palla e vedere dove sono gli spazi e poi andare a attaccare. Sì, questo è il nostro gioco, sì. Sergio, una partita, dicevamo, insomma, che pesa? Lo sappiamo tutti, è una partita dall'alto contenuto di pressione, dovremo essere bravi a gestirla, intendo tutti, dai tifosi alla squadra, e arrivare con la testa più libera possibile affinché il campo poi possa dare il giusto risultato, ecco, mettiamola così, perché ovviamente se la pressione poi ti porta a arrivare nervosi, il rischio è che sia controproducente. Invece liberi, con grande, grande cuore e forza Mazza. Oh, mi mandano un messaggio dalla regia, saluta il papà del tizio che ha mandato il messaggio dal Messico. Cosa voglia dire questo messaggio? Non lo so, però saluti al padre di, come si chiamava quello che ci ha mandato il messaggio dal Messico, Michael Castelnuovo. Salutiamo il papà di Michael Castelnuovo. Sono arrivati anche altri messaggi, innanzitutto Filippo Boscagli, caro Sergio, ti fai complimenti. Ti dice che ogni tua iniziativa è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per la lecchesità. Questa è poesia. Lecchesità che bisogna sempre dare a Filippo ciò che è di Filippo. È una parola che ha lanciato il buon Filippo, che è stato tuo ospite settimana scorsa, e un po' tutti dovremmo tenere a cuore la lecchesità, ecco. Aggiungiamo sempre dal buon Filippo, che salutiamo, è stato ospite qui settimana scorsa, due scontri diretti, Ternana in forma e su Tirol in crisi, e due partite difficilissime con il paradosso di un Lecco grande con le grandi in difficoltà con le avversarie di pari livello. Ecco, come te lo spieghi questo, Mazzo? Cioè, abbiamo visto il Lecco fare delle grandi partite contro avversarie molto forti e magari non esprimersi al meglio, soprattutto nella prima fase, c'è da dire, con delle squadre all'altezza, magari anche inferiori. Diciamo che ogni partita è diversa e proviamo a giocare sempre bene, sempre il nostro gioco, e poi dipende dell'avversario che facciamo, però la nostra forza è di giocare senza paura e andare al 100% sempre, sì. Allora, parlavamo della Ternana, e anche a Terni si stanno preparando per questa sfida, e sentiamo dalle parole dell'allenatore Breda qual è il momento e lo stato di forma della Ternana. Nel nostro processo di, chiamiamola, crescita, il fatto magari anche di sentire una partita così ci sta anche, perché abbiamo giocato molto più col freno a mano di tante delle altre partite, e con meno lucidità e meno anche qualità. Bene, la voglia in ogni caso di trovare soluzioni. Detto questo, la B è anche questa, è importante portare a casa punti, ma non vuol dire che con questo siamo contenti di questa. Sono contento di questa prestazione e non devono essere neanche i ragazzi. Dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo capire che la B ti richiede un'intensità fisica e mentale costante. Noi lavoriamo tanto per avere quel tipo di intensità e dobbiamo tirarla fuori e pretenderla sempre. Lavoriamo con l'idea di non accontentarsi e di far sì che queste partite portino punti, ma portino anche insoddisfazione e voglia appunto di migliorare sempre. Leggiamo qualche altro messaggio in chiusura. Cerchiamo di non essere troppo leziosi con la Ternana, ma cattivi e concreti, ci scrive Marco. E poi la grande Agnese, che ci segue sempre, credici sempre, mai mollare, forza Lecco. E infine chiudiamo con questo messaggio indecoroso: Sergio, sindaco. E scrive Michele Riva, che è molto in forma questa sera. È molto caldo, molto, molto caldo. Molto caldo questa sera. In chiusura, visto che ci stiamo avvicinando alla fine del girone di andata, e Mazzo, vorrei chiederti qual è la squadra che hai affrontato, che avete affrontato finora, che ti ha impressionato di più, che ti è sembrata la più forte di tutte, al netto che non avete ancora affrontato il Venezia, che probabilmente è una delle più forti del campionato, ma tra le altre? Difficile a dire, però penso Parma, una squadra molto forte, ma hanno preso la carta rossa contro di noi,
però come qualità è una squadra molto, molto forte, sì, sì. Sergio? Beh, sicuramente il Parma ha retto benissimo anche in Coppa Italia con la Fiorentina, contro di noi ha avuto, diceva Mazz giustamente, il cartellino rosso di Hernani, che probabilmente ha penalizzato un po' anche la ripresa, ma molto meglio per noi, ecco. Quindi ti dico Parma, non sono stato a Palermo, però sicuramente anche il Palermo, senza essere troppo qualunquisti, cioè le squadre di vertice sono quelle che puntano alla Serie A, sono quelle con cui ti scontri e sai che sono delle corazzate, ecco. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito, chiudiamo questa triangolazione Lecco, Messico, Lecco con Michael che ci risponde: con la Ternana bisogna solo vincere, col Sud Tirolo uguale. Un saluto anche a mio padre che vi sta guardando da casa, forza Blu Celesti. Fantastico, ragazzi, che vi parlate tra continenti tramite Unica Calcio Lecco, è una cosa che mi commuove tantissimo. Allora, vi ricordo che nel TG di lunedì di Unica Lecco alle 19:20 ci saranno gli highlights della partita Lecco-Ternana. Noi torniamo come sempre lunedì alle 20 per l'ultima puntata di questo 2023 di Unica Calcio Lecco. Grazie tantissimo per essere stato con noi a Mazz Lemes e in bocca al lupo prossime tre partite. Grazie anche a Sergio Comi. Grazie Mario, grazie a voi tutti, è stato un piacere. Buona serata.